Pochi sanno che i materiali contenuti nei dispositivi antincendio di alberghi o locali contengono una sostanza che risulta sensibile ai rilevatori di radioattività. Uno di questi sensori era mescolato al contenuto di scarti ferrosi in un camion proveniente dalla Slovenia, arrivato nella tarda serata di ieri alla Profilgas di Bellocchi. Il portale di ricevimento, come da prassi di sicurezza, ha evidenziato e rilevato la presenza minima di radioattività nel carico, ben al di sotto anche delle minime soglie, ma che il moderno sensore dell'azienda ha comunque rilevato. Come da prassi, i responsabili dell'azienda hanno isolato il mezzo ed avvertito i vigili del fuoco, con i quali è stato concordato per la mattinata di oggi un intervento del nucleo speciale regionale NBCR, coadiuvato da due unità del comando provinciale di Pesaro ed una squadra dei vigili del fuoco di Fano. Nella mattinata di oggi il contenuto del tir è stato ispezionato dopo essere stato deposto su un telo plastico isolante e con delle sonde speciali i vigili del fuoco hanno individuato la piccola fonte della radioattività e isolata dal resto del carico. Le operazioni sono avvenute nella piena collaborazione e supporto dei vertici dell'azienda Profilgas che grazie ai suoi sistemi di sicurezza ambientale ha permesso l'individuazione della sostanza. Da notare il fatto che il mezzo ed il suo carico era stato anche controllato alla partenza dalla Slovenia, ma era stato classificato sicuro. Ma evidentemente gli standard dell'azienda di Bellocchi sono ben più severi di quelli di al di là dell'Adriatico. Ora il piccolo contenitore incriminato verrà correttamente smaltito.